Ciao a tutti, popolo di Lega Nerd, sono Simone di Brickinghouse e in questo video vi parlo dell'ultimo teaser Lego dedicato alla serie TV Netflix Stranger Things. Ma mi raccomando, prima di tutto attivate la campanellina e le notifiche per non perdervi le prossime news. E adesso sigla! 42. Condivisa da Lego qualche giorno fa, questa foto dedicata al teaser trailer che abbiamo visto proprio di recente, dedicato alla quarta stagione di Stranger Things da Netflix. L'immagine mostra una delle scene più iconiche di quel trailer, ovvero un bambino che impila dei cubetti rossi. Oltre all'immagine, Lego ha anche condiviso il testo Something Strange is Happening e poi gli hashtag Stranger Things e Lego. Non sappiamo in realtà se questo voglia dire la pubblicazione di un nuovo set dedicato a Stranger Things o semplicemente un qualcosa dedicato proprio all'uscita del trailer in sé per sé e niente più. I vari siti in giro per la rete infatti non si sono ancora espressi su questo e nemmeno ci sono voci che riguardano l'uscita di un nuovo set dedicato alla serie TV Netflix. Ovviamente il fatto che nel 2019 Lego abbia rilasciato il primo e unico set della serie con una modalità simile, quindi con alcuni teaser e comunque alcune voci che già giravano da un po', potrebbe far ben pensare, ben sperare che sia la volta per un altro nuovo set dedicato alla serie. Il set precedente, il Sottosopra, The Upside Down, era veramente interessante sia per la bellezza del set sia per la particolarità. Il set è stato creato da Justin Ramsden, uno secondo noi dei top player dei Lego designer attualmente in vigore nelle forze Lego. Il costo è ancora disponibile ed è di 199 euro, è composto da 2287 pezzi e la sua particolarità qual è? Il fatto che si possa girare appunto per farlo vedere sia nella versione del mondo reale sia nella versione del sottosopra. In più all'interno sono presenti una valanga di easter egg dedicati ovviamente alla serie TV. Una delle opere più famose legate alla serie TV appunto Stranger Things e nate dopo l'uscita del set ufficiale Lego è quella di Jason Cram, che ha conquistato anche gli onori della cronaca sul sito Brother Bricks, ricreando la scomparsa di Barb nella prima stagione. La tecnica utilizzata è la stessa, l'abbiamo vista anche a Scherbeck nel 2019 e ha addirittura ricevuto i complimenti da Justin Ramsden, lo stesso autore del set Lego. La tecnica appunto, come dicevamo, è la stessa, per cui vediamo la casa con Barb seduta sul trampolino sopra la piscina nella versione del mondo reale e poi capovolta sotto c'è la stessa versione della stessa casa, della stessa piscina, ma nel mondo del sottosopra, tutta ricoperta di rampicanti con il Demogorgone che ha appena appunto catturato Barb. Qui la possiamo vedere dal vivo mentre Jonas la ruota dalla versione reale alla versione del sottosopra. Il risultato finale è estremamente impressionante, per cui ora non dobbiamo fare altro che restare con le orecchie aperte per cercare di capire se questo teaser sia appunto un'anticipazione di un futuro set Lego oppure sia semplicemente un omaggio al trailer uscito nei giorni scorsi. Se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel pollice su, mi piace, e noi ci vediamo alla prossima news. Ciao a tutti!